ripeto, noi daremo il movimento e vi muoverete, e poi l'azione, e questo vale per anche i nostri attori. Le persone sul calcio in culo si mettano nel calcio in culo, quelle sulle macchine da scontro le vedo già. Let's go. Allora, ciao Carlo. Ciao Ademo. Se ci vuoi parlare del film, dove è ambientato e di cosa parla? Allora, dunque, il film parla di la storia di una ragazzina tredicenne romana, di famiglia direi facoltosa, che va in vacanza con la famiglia all'Argentario nell'agosto dell'87. Mi piaceva raccontare l'adolescenza, è un periodo, sono anni che mi interessano molto. Mi diverte sia vederli che appunto raccontarli e leggerli, e quindi ho raccontato un po' come ero io sicuramente a quell'età, 13-14 anni. È innamoratissima di Antonella Saporito, che non se la fila. Ovviamente. Posso fare Tommaso Terlizzi? Senti, posso fare io Antonella Saporito? Ah, a me non mi vogliono fare nessuna parte. Questa ragazzina tredicenne si chiama Camilla, ha diciamo un carattere molto particolare, diciamo tormentato, non ancora maturo, però già complesso. Complessità che la porterà a diciamo a manipolare un giovane rustico ragazzotto locale, orbitellano, che si chiama Adelmo, con delle improbabili tecniche di seduzione, diciamo. Posso sapere come ti chiami? Io Camilla. Nome completo Camilla Francesca Matilde. Io Franci Adelmo. A quell'età ci sono le ragazzine che hanno capito tutto di come farsi corteggiare dai maschietti, che bisogna essere misteriosi, bisogna farsi inseguire, e quelle che non hanno capito niente. E io ero assolutamente di quelle che non aveva capito niente. Quindi ossessionavo, prendevo una persona, una povera vittima, e non la lasciavo più, l'angosciavo. Com'è nel romanzo, perché Camilla, nel film, Camilla sceglie la povera vittima, che è in questo caso Adelmo. Serpeggia, soprattutto il film, sotto, anche se non era così nel libro da cui è tratto, una specie di lotta di classe. Ma quella è lei? Quello della foto, è lei? Sì, sono io. Questo è mio babbo. E questo è il babbo della mia mamma. A Livorno nel 56. Questa è Betta vestita da Zorro. Azione. Chi è? Sei bellissima. Virzì, Bruni erano i miei idoli prima di poterci lavorare, e poi appunto, insomma, come se mi parlassero di cose che conosco, della mia infanzia, quindi è abbastanza emozionante.